Il giovane Dova ha una lunga e interessante stagione astratta, meno sicuramente originale, meno personale di quelle che sono poi le età successive che lo portano alla maturità, in cui la sua produzione prende un carattere più originale, o quantomeno più personale. Ma anche questi dipinti sono piuttosto interessanti, intanto perché occupano una gran parte a livello proprio cronologico, perché inizia a realizzare opere di questo tipo sul finire del 47 e continua fino al 51 compreso. È anche protagonista di importanti mostre in Italia di astratto e concreto. Quindi non è stata una parentesi così secondaria, anche proprio a livello di inserimento nel tessuto e nel sistema dell'epoca. E soprattutto la sua interpretazione dell'astrattismo, che è decisamente di marca concreta, con dei debiti verso Max Bill e altri protagonisti del concretismo internazionale, che può avere visto sicuramente in una mostra a Milano nel gennaio del 47 a Palazzo Rale e poi al padiglione di Guggenheim alla Biennale del 48, è comunque piegata in una direzione già piuttosto dinamica, in cui non c'è un ripetersi di modulità statici, ma una tensione, sempre quella tensione che poi caratterizzerà i suoi modi maturi. E soprattutto in alcuni pezzi che qui nella collezione Boschi di Stefano, devo dire, sono molto interessanti perché non si vedono molto spesso, quindi sono un po' piuttosto originali, ci sono come delle sintesi già tra l'impianto rigidamente geometrico e un certo fondo magari più di matrice informale, oppure delle macchie, delle forme organiche, che testimoniano come l'adesione di Dova al concretismo sia stata sicuramente in qualche modo una esperienza giovanile, ma già interpretata con delle intenzionalità ben precise, che sono poi quelle che si vedono anche in tutta la sua produzione legata all'architettura o agli interventi negli allestimenti della firma.